seppie. Eh? Non dobbiamo, cari amici, dimenticare le care amiche seppie. Quei simpatici salsicciotti. Provate a metterle insieme e si divoreranno senza pensarci due volte. Natura umana, no? O natura mollusca. Quindi sì, possiamo chiuderci qui con provviste molto bene armati e saremo presto alla metà. Il che è assai triste per me, comunque la si giri. Oh? Come il mio illustre collega così candidamente suggeriva, possiamo liberare Calypso e poi pregare che sia misericordiosa. Del che io dubito. Se sei un matto, un attore fallito che non ho accettato, un praticante che ho licenziato, ti darò la caccia e poi ti schiaccerò. Tu non lavorerai mai a New York. Come trasformo qualcuno in un dio, trasformerò te in una bella merda di cane, se non lo sei già. Non rispondi, sei sconvolto. Pronto? Che cos'hai in mente? Vuoi spillarmi dei soldi? Su, dimmi che vuoi. Oh, stronzo, stronzo. Morto è morto. Parlare parla, ma è un'allucinazione. Ciò non toglie che il bastardo abbia assolutamente ragione. Non ce la farò mai a seminare lo sbirro con questa carriola. Io sono sempre insistente, Woodhouse. Sì, signore. Ma non devo essere preso sul serio. No, signore, ma... Basta. Sta zitto. Devo andare, ma se trovo anche un solo pelo di cane quando torno, strofinerò della sabbia in quei tuoi occhietti smorti. Molto bene, signore. Voglio che tu vada a comprare la sabbia. Sì, signore. Non so se esiste una classificazione, ma... ruvida. No. Siamo noi, i protettori degli gnomi da Giardino di Londra. Watson e Sherlock, soci e amici. E ti prometto, socio, che ti tratterò molto meglio. Questo certo, sì, mi rivolrai con te. Io non capisco più, sta diventando un problema enorme. Ho sempre davanti agli occhi l'immagine di lei che sta facendo quelle cose. Non riesco a togliermelo dalla testa. La verità è che sono pazzo di lei. Quando la guardo vedo bambini, vedo nipoti. Mi fai paura. Anch'io mi faccio paura, te l'assicuro. Penso continuamente a lei e non mi va giù questa storia del soprannome. Non so che fare, non lo so. Ti ha trattato solo di uno schiaffetto. Ti ho dato uno schiaffetto, tu ora me lo ridai e siamo pari. Avanti, colpisci, colpisci! Porca puttana! Ma tu non stai per niente bene! Ti ho dato uno schiaffetto, non una botta in testa con un badile! Allora, mi avete chiesto di violare una stazione di polizia, e va bene. Poi di fermare un carro armato, non mi faceva piacere, ma l'ho fatto. Poi vi è venuta la brillante idea di abbattere uno dei più grandi aerei del mondo, e va bene. Ho sparato a quell'affare in cielo. Che ci vuole? A questa cosa, amici miei, date retta a me. È la più stupida idea che abbia sentito nella mia vita. Beh, è che quando non fa l'idiota è un pilota molto bravo. Forse uno dei migliori. E poi suo padre era mio amico. E così l'aiuto come posso. Molte foglie, un solo albero. Sì, giusto. Vediamo un po'. Shin se ne starebbe su uno scaffale, visto che è un pupazzo! Sono convinto, ragazzi, che sia la cosa più stupida che abbia sentito in vita mia. Pochi giorni fa ero con la mia famiglia. A casa mia. Ora mi dice che tutto è perduto. Non dire chi sei solo, non è questo sopravvivere. Io non voglio sopravvivere. Io voglio vivere. Ti stiamo dicendo la verità. Dolores era malata di mente, maniaco-depressione, tendenze suicide. Tu bevevi, stavi fuori, ignoravi quello che ti dicevano tutti. Ti eri trasferito in quella casa sul lago dopo che lei di proposito dette fuoco al vostro appartamento in città. Quello Miyagi l'ha messo come portafortuna. Allora, che ne dici? È bello grande, vero? Sì, altro che. Certo, bisogna lavorarci un po' su, però... Già, senti, dove l'ho conosciuto? Quando mi sono trasferito qui. Ha cominciato a insegnarmi il karate e così... Il karate? Sì, certo. Fai karate? Certo, un po'. Ah, il tuo socio non ha l'aria di un maestro di karate. Hai ragione, tra l'altro non gli piace neanche. Figurati che la maggior parte delle volte non so che cosa mi insegna. Voi due, gli ho detto di smetterla.
Allora, prima prendiamo i pesci e prima arriveremo al tuo rito. Perciò cerchiamo di andare tutti d'accordo per qualche ora. Va bene, Denai? Come dici tu? Va bene, Kin... Bonis... So che per te questo viaggio è una pazzia, ma... Meno male che ci sei. Ma se prendiamo il passo dell'aquila risparmiamo mezza giornata. È bloccato. Il sentiero è pericoloso, ma possiamo farcela. Comincio a vedere che tu puoi fare tutto. La mia fidanzata. La mia fidanzata! Sì, lo sei! Sei ancora... Praticamente lo sei, pur non essendolo ancora per legge. Perciò mi rispetterai. Mi rispetterai come si richiede a una moglie di rispettare il marito. Perché non farò la figura del pagliaccio, Rose. Qualcosa non ti è chiaro? No. Bene. Con permesso. È certo un fenomeno di ogni stadio della vita. Che vuoi dire? Beh, a un certo punto c'è lei. Poi lo perdi. E se n'è andato per sempre, in ogni stadio della vita. Georgie Best, per esempio, ce l'aveva. E l'ha perso. O David Bowie, o Lou Reed. Lou Reed ha fatto cose da solista, niente male. No, non sono male, ma neanche grandiose, no? E in cuor tuo lo sai che anche se ti suonano bene, in effetti sono solo... cagate. Mi spieghi che cazzo dobbiamo fare? Pare che ospiteremo una premiere nazista. Ripeto. E che cazzo dobbiamo fare? Beh, vorrei parlarne con te. Non ti seguo molto. Di che parliamo? Di riempire il cinema di nazisti e bruciarlo fino alle fondamenta. Io non ho mai detto questo. Ne stai parlando tu. Non... Con questa mano io dissi però i tuoi affanni. Il tuo calice non sarà mai vuoto, perché io sarò il tuo vino. Ah, signora Everglot, siete incantevole stasera. Come dite, signora Everglot? Chiamarvi papà? Se insistete, signore. Con questa candela illuminerò il tuo cammino nelle tenebre. Con quest'anello io ti chiedo di essere mia. Oh, ci andremo presto, figliolo. E potrai vedere quei giganti dal vivo. Ok, volevo aspettare un po' per darti questo. Ma il momento presente è il più adatto per un presente. Ta-ta! Oggi? In questo momento? Forse tu non hai capito l'urgenza. Ti preoccupi solo di pompare acqua. In effetti, adesso mi sembra di capire che in questo posto l'omicidio è lecito. No, non lo è. Ma prima dobbiamo salvare delle vite, dobbiamo mandare avanti questo posto. Preoccupati di questo. Io mi preoccupo di ciò che è giusto. Sì, non è stato un interrogatorio divertente. È stato confermato. Ricevuto. Hai idea di dove siano gli altri? Sono scomparsi, non lo so. Lo scopriremo. Andiamo via da qui. Adesso? No, la prossima settimana, sì, ora. Yumiko è ferita, credo che l'abbiano presa per aiutarla. Lo credi? Sì, può darsi, ma... Ma cosa? Mi chiami Bimbo? Io combinerò 1000 anni di giustizia qui su Xandar e lo farò bruciare fino al suo cuore. Poi Thanos, verrò per te.